si fanno i cannoli di sfoglia, quelli belli, sfogliosi, caramellati esternamente, ovviamente quello che ci serviranno sono gli stampi per cannolo, questi qua a cilindro, sia grande che per fare quello mignon. Vi ricordo che dopo questo ripasso veloce di fare la sfoglia, vi lascio il link in descrizione dedicato solo a fare la sfoglia che viene usata in questo video. La prima cosa, facciamo il panetto, si possono impastare tutti gli ingredienti insieme anche a mano, ovviamente o in planetaria. Prendiamo il burro, facciamo riposare all'impasto, prendiamo il burro, lo andiamo a schiacciare, potete usare qualsiasi tipo di burro, tipo duro, non molle, o margarina, ideale è quello per sfogliare, e facciamo un quadrato, vedete, un rettangolo in questo modo per mettere nell'impasto tutto il burro. L'impasto lo andiamo a schiacciare con le mani, poi dopo lo andiamo a fare uniforme con il burro e andiamo a fare la prima piega. Stendiamo di lungo e in largo. Vedete, otteniamo una pasta in questo modo e la prima piega sarà a 3, ossia a libro. Poi dopo circa 15-20 minuti ogni riposo per la piega, andiamo a stendere sempre lo stesso verso, sia in lungo che in largo, e la seconda piega sarà a 4 e così via. Tutte le pieghe, le prossime pieghe le faremo uguali a quest'ultima, sempre a 4, con il riposo sempre di 15 minuti anche in frigorifero dell'impasto, e l'ultima piega sarà sempre a 4. Vediamo che l'impasto ovviamente si va a diciamo incordare man mano che diamo le pieghe. L'ultima piega è questa e voilà. E la pasta sfoglia è pronta. Mi raccomando, lavorare sempre in frigorifero con temperature Lo fredde. facciamo riposare almeno un'ora prima di stendere. Possiamo fare anche il giorno prima e il giorno dopo. La sfoglia è pronta, le andiamo a stendere a uno spessore di circa 2,5 mm, massimo 3 mm. Ovviamente vi posso indicare anche di comprare la sfoglia bella e fatta, ma vi assicuro che la sfoglia fatta in questo video, e vi ricordo che vi lascio il link in descrizione per realizzarla completamente a mano, è tutta un'altra storia. Vado a spezzare la sfoglia che mi serve, ossia la metà della dose, guardate che spettacolo. Andiamo a stendere a mano. Ci aiutiamo con farina. La sfoglia si stende sempre allo stesso verso che è stata, diciamo, piegata, quindi in questo modo. Arrivati a questo spessore, ossia di 2, massimo 3 mm di spessore, è pronta la sfoglia. Adesso andiamo a cospargere di acqua tutta la sfoglia, che sarà la parte dove sarà a contatto con lo stampo. Adesso, con l'aiuto di una rotella per tagliare l'impasto, facciamo prima i cannoli grandi, quindi uno spessore largo circa 2 centimetri. Andiamo a tagliare in questo modo. Adesso prendiamo lo stampo e andiamo ad arrotolare in questo modo. Adesso per i piccoli basta fare la metà della misura per i grandi, in questo modo. Magari allunghiamo un poco e arrotoliamo. Adesso, prima di mettere i cannoli in una teglia da forno, andiamo a mettere lo zucchero in superficie. Facciamo due teglie separate, i mignon da quelli grandi, ovviamente. Prendiamo il cannolo, il lato superiore, andiamo a mettere lo zucchero esternamente in questo modo e lo mettiamo nella teglia. Mettiamo anche un altro po' di zucchero esternamente se occorre. Ovviamente adesso andiamo a infornare in due tempi diversi, prima i mignon e dopo quelli grandi, a una temperatura di 190 massimo 200 gradi per un tempo di circa 15-20 minuti. 100 del forno.
ancora tiepidi, li andiamo a disfare dello stampo in questo modo. Vedete che spettacolo. I grandi impiegheranno 15-20 minuti di cottura, mentre i piccoli sicuramente un 10 minuti, massimo 15, sono pronti. Io li vado a farcire con un classico della pasticceria, la crema pasticcera. Mm.